Emiliano Brembilla si sta allenando per diventare un triatleta. Icarus ha seguito il suo processo di trasformazione sportiva sin dai primi approcci al mondo della bicicletta e della corsa, accompagnandolo negli allenamenti del multidisciplina. Il Laguna Phuket Triathlon è alle porte e l'obiettivo finale dell'ex nuotatore si avvicina. Il Dipartimento di Scienze Motorie, che ha costantemente monitorato la situazione medico-sportiva di Emiliano, effettua gli ultimi test massimali prima della partenza per verificare i risultati del periodo di allenamento. Con questo test noi stiamo guardando e misurando il consumo d'ossigeno che Emiliano è in grado di raggiungere alle diverse potenze. Stabiliremo quindi la sua massima capacità aerobica ed anche le soglie, ovvero sia i livelli di transizione tra i diversi metabolismi. Un dato estremamente importante per capire qual è attualmente la sua capacità di prestazione a livello aerobico. L'esperienza fatta con Emiliano è certamente interessante anche da un punto di vista didattico e scientifico. È un po' una prova di adattamento in condizioni non facili, per cui per noi che studiamo proprio l'adattamento al training è stato comunque un'opportunità per vedere un campione, un atleta che ha dimostrato il suo valore in una disciplina, spostarsi in un'altra, diciamo in condizioni abbastanza particolari, in un numero di allenamenti non troppo elevato, comunque riuscire a raggiungere un buon livello adattativo, che poi è lo scopo vero di ogni programma di allenamento. Dopo i test si passa all'azione ed Emiliano si prepara ad affrontare la rifinitura della sua preparazione. Due professionisti del triathlon sono pronti ad impartire ad Emiliano preziosi consigli per debuttare in Thailandia: Alberto Casadei e Massimo Cigana. Anche i due veterani prenderanno parte al triathlon thailandese ed Emiliano potrà sfruttare la loro esperienza per la nuova sfida sportiva. La mia preoccupazione è un po' quella dell'uscita dal nuoto e quella di prendere la bici. Cosa mi consigli di fare? Le scarpe dovrebbero essere attaccate ai pedali oppure le devo lasciare per terra e correre con le scarpe? Il primo consiglio che ti do intanto è di memorizzare molto bene dove hai parcheggiato la bicicletta prima del nuoto, perché è facile sulle zone cambio, che ci sono 1000-2000 biciclette, è facile perdere nella moltitudine dei colori, bisogna memorizzare. Tanti atleti mettono anche dei segnali o per terra o sulla zona cambio, molto utile per ritrovare velocemente la tua bici. Come neofita io ti consiglierei delle scarpe, di lasciarle per terra, visto che a Phuket troverai un terreno molto morbido, non c'è asfalto o cemento nell'uscita dalla zona cambio, per cui ti conviene metterle per terra le scarpe, indossarle lì e uscire dalla zona cambio su prato, che non provoca nessun danno alle scarpe. La mia difficoltà che ho notato durante gli allenamenti è stata quella dopo la frazione a nuoto. Mi devo sedere e mettere le scarpe oppure devo stare in piedi? Perché ho notato diverse volte un giramento di testa di questo tipo. E un altro consiglio, tu che hai già fatto il Laguna Phuket, com'è il percorso? È alla mia portata? Come devo comportarmi? Ma allora, sicuramente bisogna stare attenti all'uscita dall'acqua, nel senso si passa da una posizione orizzontale dopo aver usato prevalentemente i muscoli del tronco e delle braccia, quindi per 20 minuti hai fatto uno sforzo prevalentemente della parte del busto, del corpo. In quel momento ti alzi e tanti, soprattutto neofiti, si alzano in spiaggia e iniziano a correre fortissimo. Questo è un errore che viene ripetuto tanto e ti consiglierei di evitare, in quanto rischi di bruciare tantissime energie inutilmente. Piuttosto ti consiglio di dare tempo al tuo corpo di adattarsi a questa situazione, e nel tempo che percorre tra l'uscita dell'acqua e la zona cambio, prenderti il tuo tempo e recuperare dallo sforzo natatorio. La zona cambio a Laguna Phuket è comunque abbastanza lunga, quindi bisogna prendersi i propri tempi. Ricordati appunto di metterti le scarpe, secondo me, non da seduto ma da in piedi. Io evito sempre la posizione seduta, soprattutto per terra, perché comunque dopo comporta di rialzarsi da terra, e sia dopo il nuoto ma soprattutto dopo la frazione ciclistica
potrebbe essere pericoloso in quanto potrebbero insorgere crampi alle gambe, okay. Quindi è meglio fare le cose più velocemente possibile, ma da in piedi, ecco, quantomeno. Quanto riguarda successivamente la frazione ciclistica, è una frazione adatta, è un bel percorso ondulato, ci sono un paio di strappi ripidi, però per un atleta che ha le tue caratteristiche, con un curriculum sportivo così importante, sicuramente non sarà troppo impegnativo. Anche l'inizio della bicicletta, gran parte delle difficoltà le troverai all'inizio, perché devi adattare un po' i muscoli, per cui partire in progressione. Dopo 5-6 km troverai le salite, che finiranno al 15° km, anche lì devi prenderle con filosofia, insomma, perché dopo, se le fai troppo forte, rischi di pagarle per il resto del percorso, per cui la prima parte ti consiglio veramente di farla tranquillo e sfruttare un po' il recupero degli altri, per cui avrai tanti punti di riferimento per il resto del circuito. Sarà fondamentale il clima, perché a Phuket potrebbe capitare un acquazzone, subito dopo venire fuori il sole, che crea un clima molto umido e caldo. Quindi molto attenti all'integrazione, all'idratazione, e soprattutto in quanto poi nella frazione podistica si corre all'interno di un campo da golf, e questo, una volta bagnato, una volta uscito il sole, crea proprio un'umidità terribile che la puoi proprio tastare, e quindi questo sarà molto duro nella frazione podistica, eventualmente se ci sarà pioggia. Tre mesi di allenamenti, i consigli di esperti professionisti del triathlon, simulazioni di cambi T1 e T2. Ad Emiliano Brembilla non resta che il debutto in gara, e Icarus lo accompagnerà in Thailandia per seguirlo al Laguna Phuket Triathlon, tappa conclusiva del progetto Evi Pride.